presentare il filmato del maestro Masunaga, che è stato da me ripreso nel 1977 nel corso di una lezione, pochi giorni prima del mio ritorno in Italia. È sicuramente un momento importante per quanto mi riguarda, anche perché quando ho girato questo filmato, l'avevo girato per me, senza nessuna pretesa che fosse quindi un filmato professionale. Originariamente è stato fatto con una macchina Super 8 e poi girato su videocassetta. È un filmato che ha avuto diverse copie nel corso degli anni. La videocassetta non è oggetto di commercio, vale a dire verrà sempre venduta a prezzo di costo, o comunque il denaro ricavato verrà usato per diffondere e far meglio conoscere lo stile. E quindi fuori da un circuito di business, e lo è stato e mi auguro che continuerà ad esserlo. Il filmato è scandito in quattro sezioni più un appendice in cui vengono praticamente ripetuti dei passaggi dalle tecniche precedenti. Lo stile presentato nel filmato è diviso in quattro segmenti che rappresentano le quattro posizioni di trattamento dello stile yokai, vale a dire la posizione seduta, la posizione sul fianco, la posizione prona e la posizione supina. Lo stile viene presentato in due modalità di trattamento, per meglio dire, che sono la tecnica semplice, cosiddetta, e la tecnica difficile. Per tecnica semplice si intende l'uso del palmo, del pollice, molto poco, e della nocca, mentre invece per tecnica difficile si intende l'uso di strumenti più acuminati come il gomito o il ginocchio. Anche le diverse soluzioni, quelle che vengono chiamate varianti, sono espresse nel filmato. L'idea di partenza era di avere con me un documento che fosse di riferimento per me e per quanti fossero interessati allo stile yokai negli anni a venire. Sono passati ormai diversi anni dal 1977 e nel mondo ci sono diverse interpretazioni dello stile yokai. Per quanto mi riguarda, io ho sempre studiato e ho approfondito questo modo di fare lo stile, che è quello del maestro Masunaga, il fondatore, come atto di rispetto e di, come dire, di ringraziamento.